Ciao, benvenuti ad un'edizione breve e limitata di Weird Tales, alias storie criptiche e misteriose. Questi limitati e brevi episodi vi racconterò in ordine cronologico una serie di fatti strani, criptici, insoliti e surreali che mi sono capitati. È d'obbligo fare una premessa dicendo che io non consumo superalcolici, sono astemio, non fumo né tabacco né robe strane, non faccio uso di sostanze stupefacenti. Mi reputo una persona razionale e pragmatica, scettica, la classica persona che se non vede non crede, per dirla alla San Tommaso. Ho avvistato tre fantasmi e due UFO. In queste 5 puntate vi sintetizzerò le vicende in dettaglio. A voi queste narrazioni appariranno non reali e non misurabili, ma per me sono stati eventi reali e misurabili. Il perché lo conoscerete alla fine di ogni puntata. Siete liberi di ritenermi un testimone attendibile o meno. A me di cosa pensate non frega niente. Non vi sto vendendo niente, essendo il file in copyleft. Nella sera dell'8 agosto 2018, era un mercoledì, ero sul mio terrazzo di montagna, dopo le 21, a godermi il fresco, bevendo una bibita ghiacciata. Ero seduto su una poltrona e facevo skywatching a occhio nudo. Non immaginavo di vedere un quasi UFO. Quindi non ho estratto dall'inizio dello skywatching né il telescopio né il binocolo, che potenzialmente invece avrei potuto disporre. Era tempo buono, notte calda, scarsamente nuvolosa, lievi velature di nuvole alte verso nord-nord-ovest, ma il cielo era totalmente limpido verso est e sud e sulla mia verticale. La notte dell'8 agosto del 2018 c'era una luna calante, però non era visibile nel mio campo di visibilità, infatti il mio terrazzo dà verso est e i muri ed il tetto celavano la vista della luna. Per tutta la sera, dalle 21 e sino alle 22:40, ho osservato passare aerei e stelle cadenti e bolidi o spazzatura spaziale. Che non ha fatto botti sonici. Sono caduti sei bolidi molto luminosi che sono comparsi nel cielo, incendiandosi di luce bianca, per poi sparire oppure spezzettarsi in piccole luci che poi si sono subito spente. Non ho udito appunto nessun botto, tranne compiacermi del fatto di aver avuto la fortuna di osservare in modo spettacolare meteore o bolidi o spazzatura spaziale in rientro balistico in atmosfera. Alle 22:37 ho visto una luce bianca piccola proveniente da nord-nord-est, di lento moto rettilineo uniforme. Pensavo fosse un aereo ad altissima quota oppure un satellite. Non essendoci sul momento altro da osservare, ho seguito l'oggetto con la vista ad occhio nudo. Quando l'oggetto si è trovato proprio sopra la mia verticale, erano le 22:40, l'oggetto ha espanso all'improvviso la sua luce e ha emesso tanta luce bianca, descrivendo una forma luminosa bianchissima, vagamente ellissoide, un impulso di luce grande tanto quanto l'unghia del pollice. Questo fenomeno luminoso era vagamente rosso ai bordi, ha durato 2 secondi. Ne ho contato il tempo, avendo avuto la prontezza d'animo di enumerare per 1000, 1001, 1002, 1003. Poi l'oggetto ha ridotto istantaneamente la sua luce. Quindi da 1003 a meno di 1004, ossia in un secondo e mezzo circa, ritornando ad essere un piccolo puntino luminoso, stella piccola, scarsamente luminosa, in lento movimento verso sud-sud-est. Ho seguito il moto dell'oggetto con la vista, sinché ho potuto, ed ho avuto l'impressione che l'oggetto, dopo il flare improvviso, avesse lievemente cambiato la sua direzione, spostando di pochi gradi verso sud-est,
la sua rotta rispetto alla prima rotta iniziale dell'oggetto, che appunto proveniva da una direzione opposta, ossia dalla direzione di nord-nord-est. Durante questo evento non ho udito botti e non ho udito alcun rumore. Ora, sono andato a controllare poi su internet nei periodi successivi e non si trattava di un iridium flare, in quanto anche se il luogo era potenzialmente compatibile come visibilità, la fascia oraria degli iridium flare non erano praticamente compatibili con l'orario dell'avvistamento. C'è la possibilità che fosse della spazzatura spaziale che, con un angolo molto basso, così come un sasso lanciato sull'acqua tende a rimbalzare, analogamente della spazzatura spaziale in rientro balistico con un angolo molto basso potrebbe essere rimbalzata appunto come un sasso sull'atmosfera del pianeta Terra e quindi fuggire via. Oppure potrebbe anche essere un UFO. Ciao, alla prossima.